Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un gioiellino interamente dedicato all'estate. Mi rendo conto che non è ancora stagione, anzi è davvero molto lontano, ma siccome in quel periodo dell'anno io ho davvero molta difficoltà a registrare dei video dedicati appunto all'estate, ho pensato di inserirli ogni tanto tra un video e l'altro durante l'anno. Non mi trovo in studio oggi, di solito questa tipologia di video la registro in studio, ma è completamente sottosopra e tra pochissimo vi mostrerò il risultato finale. Sapete che ci sto dietro da davvero un sacco di tempo, è quasi arrivato il momento di mostrarvi il risultato finito. Ovviamente è uno studio completamente fai da te, quindi non ci sarà niente di moderno, niente di nuovo, perché è tutto appunto realizzato con materiali di recupero. E niente, io direi di cominciare. Questa volta il pacchetto arriva da Handbeats, si occupa della vendita online di materiali per il fai da te e se avete bisogno di materiali nuovi o vi interessa qualcosa, vi lascio il mio codice sconto che è Selena01 e vi lascio tutte le informazioni a riguardo giù nell'info box. Dunque, curiosando sul sito si trovano un sacco di sezioni molto interessanti che vanno a coprire tutto. Le categorie del fai da te, come la creazione di gioielli e tutti i materiali e gli strumenti possono servire, bellezza e cura della persona, gioielleria, cucito e artigianato, kit già pronti, stampi per la resina, contenitori e strumenti. E poi diverse promozioni come quella di San Valentino, perline scontate del 50%, ciondoli, vari sconti su diverse categorie, i prodotti preferiti del mese, davvero cose molto interessanti. E poi diverse altre sezioni come per esempio i più venduti, i nuovi arrivi, le promozioni, liquidazione, piccoli lotti e un sacco di altre sezioni interessanti. Insomma, il sito si occupa davvero di un sacco di cose. Vi ricordo che vi lascio giù nell'info box il link per accedere direttamente al sito e anche il mio codice sconto. Andiamo a vedere che cosa ho scelto. Ricordatevi prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Allora, iniziamo con queste. Queste sono delle lettere in legno e ho scelto la D, la I e la Y. Questo sacchettino contiene un kit per realizzare dei braccialetti dorati e questo kit contiene una bustina con degli anellini dorati, una bustina con dei ciondoli dorati e questo color verde acqua che io amo, delle stelline dorate e una catenella dorata. Poi questo è uno stampo in silicone, ha una forma un po' particolare perché ho intenzione di utilizzarla per realizzare qualcosa di particolare e all'interno insieme allo stampo ci sono anche i bastoncini di legno. Questo è un altro kit e questo kit contiene un sacco di altre bustine che contengono un sacco di altre bustine. Allora, queste due bustine sono identiche, all'interno contengono delle perline tonde che hanno già i gancetti inseriti all'interno. Queste sono con colori madreperlati, mentre questi hanno dei colori molto intensi. Due bustine con dei cuoricini, questi sono lisci e questi invece hanno la scritta Made with Love. E poi dei ganci di chiusura, una catenella, degli anellini. E questi sono i ganci per gli orecchini, che non ho idea di come si chiamano. E questo set è tutto argentato. Questi sono dei fogli adesivi, non so come mostrarveli adesso, ma li vedrete meglio prossimamente in un video. Ed infine questo mega pacchetto dove all'interno ci sono due cosine. Questo astuccio contiene i miei nuovi strumenti per realizzare i braccialetti. Contiene tutto quello di cui ho bisogno, compreso del filo elastico, due rotoli, pinzette, aghi, forbice, il metro. Questo anellino che non ho idea di che cosa si tratti. Questo è un punteruolo. Questo strumentino qui, che
che serve per aiutare a mettere il filo all'interno del lago. Bello l'astuccio, molto solido devo dire. E poi sempre all'interno di questo kit c'è anche questa scatolina dove all'interno ci sono tutti i materiali utili per realizzare i gioiellini. Ci sono per esempio degli anellini di diverse misure, perline, rosette, gancetti, viti, anellini più piccoli, distanziatori, i gancetti per l'orecchio che io non so come si chiamano, e altre varie chiusure, i chiodi che abbiamo usato per realizzare anche questa collana qui, altre tipologie di chiusure e anche i chiodini. E niente, vado a sistemare la scrivania e incominciamo con il progetto di oggi. Dunque, per questo progetto vado ad utilizzare questo kit dorato che contiene dei ciondoli dorati e verde acqua, delle stelline dorate, degli anellini dorati e delle catenelle. Questo sacchettino per la precisione contiene due braccialetti con i loro adattatori. Queste due catenelle più piccole servono per attaccarle alla chiusura nel caso sia necessario adattare la misura dei braccialetti. In più vado a prendere dal mio nuovo set anche la pinza con le punte fine e tonde ed anche questa con la punta piatta per aiutarmi nelle varie operazioni. Allora, qui ci sono tre ciondoli per ogni braccialetto, quindi direi di utilizzare questi tre su un bracciale e questi tre sull'altro. Preparo qua il mio braccialetto, scelgo la disposizione dei miei ciondoli, posiziono le decorazioni più o meno nelle posizioni in cui vorrei appenderle, dopodiché prendo un anellino dorato, lo apro, inserisco il ciondolo all'interno e lo vado ad attaccare sull'anello in cui l'avevo posizionato precedentemente. Richiudo, continuo con lo stesso procedimento andando ad attaccare tutti i ciondoli che ho sistemato. E voilà, ho terminato il braccialetto, questo è il risultato finale, molto molto bello, io amo questi colori e l'abbinamento è perfetto. E niente, con questo è tutto, anche questo progetto è terminato, il risultato finale è questo, a me piace tantissimo, mi piacciono i colori, mi piacciono le conchiglie, io le adoro. E niente, adesso tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti cosa ne pensate? Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo in un nuovo video. Ciao!